Ciao, sono Magnus, ritorniamo sempre qui su Prince of Persia The Lost Crown. Siamo sempre all'opera nella ricerca, dobbiamo evocare i guardiani. Abbiamo evocato sia quello del sud sia quello dell'ovest, adesso ci manca quello dell'est. Abbiamo fatto fuori Manolias, mi pare, si pronuncia. Siamo nel mare in tempesta, sembra una zona molto brutta. Ma dove vado? Ah, aspetta, forse così, no. Pensavo che bella questa parte. Esteticamente è bellissima. Cazzo. E che è un pulpo? No, è una cosa. Non è un pulpo, è una. Non ci so. Vabbè, non mi viene in mente. Ma che è? Però è dai. Comunque questo qua della cosa che ci lancia è una figata, pazzi. Ma queste sono meduse però, eh. Allora, oh, attenzione. No, non lo sai più. Allora, volevo capire una cosa. Qua si va anche in alto però là, eh. Ma là dove vado? E no, là non posso andare. Ma non penso che possa andare alto, ma non ho capito come. Vabbè, fa niente. Scendiamo. E che cazzo? E dai, Madonna santa, proprio. Pare che uno lo fa apposta. Che? Ho sentito. Casino sta cosa, eh. Ok. Aia. Vabbè, qua almeno ci. Oh, un grande viaggio rapido. Sapete che forse sono tentato. Whack whack on a ship. Pirates cut trees. Any trees to patch up their boats. They don't care what's whack whack and what's not. Allora, sarei curioso. Aspettate perché. Non vorrei che magari ci possiamo potenziare un pochetto. Allora, pensavo di potermi potenziare e invece niente. Qua. Non si sfonda, no? Quanta pa. Aspetta un attimo. Ma qua non si. Scusate, ma qua sembra che ci sia qualcosa però. Allora, noi in teoria dovremmo andare. Ma non c'è niente. Qui, lì! È eccessivo. Io me ne andrei. Molto bella questa scena, vi dico la verità, eh. Molto suggestiva, però. Veramente molto bella, però stavamo schiattando. Quindi vediamo di stare.
abbastanza attenti, eh. Ma qua siamo già stato. Questo cos'è? Un pettine. Tempestata di gemme. Ma quello è un effetto, scusate. Ma è un effetto, non ho capito che roba è. Ma si poteva andare pure da giù? No. Prima di queste cose, sapete qual è? Sì. Occhio che qua secondo me ne arriveranno parecchi di più, eh. Qua si scende. Ma che sta facendo? Ok, perché andava avanti e indietro come un imbecille. E dove vado qua? Vabbè. Qua? Penso che forse quando... Ok. Veloce, veloce. Vaffa. Allora, curiamoci un attimo perché... Grazie. Andiamoci. Ok, ok. Momento che... Eccolo qua. Andato? Attenzione, non moriamo là. Ok, meno male che c'è qualcosa per curarci. Alla grande. Stavamo un po' soffrendo, eh. Beh. Allora, aspetta un attimo. Vabbè. Mi hai fatto andare... Ma vedi anche... Non me la fa il doppio salto. Allora riesco a fare solamente... Ok, ce l'ho fatta. Ma non c'è niente, no. Vediamo di non morire. Che? Infatti non ho capito qua che c'è. Aspettami. Ma sono... Io ho capito che devo andare di qua, ma sono curioso di capire là che ci possa essere, perché qua sembra tutto un percorso. Vabbè, vabbè, ho sbagliato, devo andare. Devo capire se tipo... Ok. Un attimo, sì. No, no, no. Di là, eh. No. Ma tu devi vedere, ma tu devi vedere, dai. Aspetta. Ok.
Quanto stiamo salendo? Scusami. Che ci sta qua dentro? Vabbè, se pigliamo la mappa è una grande cosa, eh. Grazie. Almeno così sappiamo dove andare, perché così ci rendiamo conto, eh. Allora, noi siamo qua, dobbiamo andare qua giù. Vabbè, quindi è tutto via diritta. Sì. Che qua non c'è niente poi. Eh no. Vabbè, quindi scendiamo. Da questa parte mi riprendo tutte le robine mie, che è sempre meglio. E con la mappa ce ne andiamo di qua. Praticamente non capisco. Ah no, no, scusa, questo non si, ho sbagliato? Mi sa di sì. Ragazzi, sono professionista di calcio. Ma l'amico tuo che fine ha fatto? Se n'è andato giù? Non è possibile. Ah. Avete fatto una brutta fine. Ragazza, che cosa ci ha portato? Come faccio a saltare la sorte? Okay. Dai, ce la facevo, dai. Però così non va. Ma che è questo? Che sono questi boss? Sono un po' strani. Vabbè, però andiamo. Ok, ne valsa sicuramente la pena, diciamo di sì. Ma sul set non avevo neanche capito che morivamo a mare. Basta. Vi ho già battuto, avete già perso, quindi. Dove sta? Ok, ne sono due ancora? Non mi ricordo. Ma che si è avvelenato? No, curiamoci che è meglio, perché non so chi, come e quando affronteremo. Che ti sputi? Ah, tra l'altro poi mi scordo una cosa, che c'abbiamo un'arma molto... Ecco. Qua. Non riusciamo a parare a volte. Ecco. Vediamo di non morire, che mi cazzo. Allora. Boh. Raga. A me mi fanno ridere queste parti, eh. Non mi può andare sempre bene, no? Ok, qua... c'è una cosa là! Qua, dimmi che è un amuleto che ti... Ti adoro, eh! Sei un amuleto...
Ti voglio tanto bene, sei un amuleto. No. Vabbè. Pensavo che fosse l'amuleto per lo slot. Ci sono rimasto veramente male. Oddio. Molto male. Molto male, ci sono rimasto. Qua cadiamo? Sì. Bella. Se ti butta male, ecco qua. Allora, attenzione che qua. Ok. Livello molto bello. Ma dove stiamo? Mamma mia, stiamo facendo i chilometri. Cioè. Brutta musica. Meno male che è morto. Voi ragazzi. Attenzione che siamo un po' a corto, eh. Però mi ha rotto le palle. Ok. Ok, è andato. Là c'è qualcosa di bellissimo. E magari. Aspetta un attimo. Dici che devo prendere da qua? Mannaccia la miseria. Ero concentrato a cercare di capire. Ok, ci sta, perfetto, anche ora. Meno male, morto? Ok, daccelo, ti prego. Non è male, perché mi posso potenziare un'altra cosa, però volevo un'altra cosa, cioè, volevo un'altra cosa, volevo. Quanto ce ne sta dando, eh? Vado di qua, dai. Vabbè. Curiamoci che è meglio. Poi curiamo. Ah, non mi posso curare. Ah, che bello, non mi posso curare. Quindi se adesso non arriviamo là siamo fottuti. Che bello. Ah, ok, meno male. C'è anche il viaggio rapido. C'è anche un tizio qua. Vabbè. Va bene, viaggio rapido. Sargon! Oh, such mastery. You said to be calm, to take control. It works for me. You see? I do see, young Varum. What wondrous power! Wait and see what I'll do with it. Just wait and see! Ui, là, bellissimo. C'è un potere che ci puoi dare, a me fa piacere. Allora, c'è un viaggio rapido. Io ho adesso due cose, sinceramente, ci mi vado un attimo a potenziare la... Vorrei poter potenziare l'arma. Welcome. Se ricordo bene, ecco qua, abbiamo sia l'arco che l'arma, ma discretamente è discreto. Perché sempre discreto? Non lo so. Galeone Playmobil, siamo già a 4, tutto così, sì, tanto non possiamo mettere più niente. Vado di qua. Ma cammino qua sopra. Ma siamo arrivati? Ho anche un sacco di tempo.
Not bad, kid. You managed to get here. A fight between two immortals. And no one to see it. Let's get this over with. I, Orod, the Storm Master, challenge Sargon, the Betrayer! Ma che bel dentino diamantato, ma come sei incazzato? Show me the true spirit of the Rushamore! Ci proviamo, speriamo che questa non è veloce come quella. Oh, Betrayer! Che bello. Give me a challenge. Come on, Betrayer. Ah, mi piglia lo stesso. Sei carino. Ma che è? Però come on, give me everything you've got. Oh. Vabbè, domani. Moment of truth. Che cazzo faccio? Ma che? Ma figlio mio, però. Fight me, Rushamore. Abbiamo fatto un po' di danno. Fight me, Rushamore! Non ce la faccio qua. Oh. Un po' di frecce ci vanno bene. Fa 50.000 trasformazioni. Cazzo. Sai che non ce la facciamo, è la prima volta. Come on, Betrayer! E che cazzo! Vabbè, ma me la manca. Manco di. Fight me, Rushamore! La possiamo fare! Non ce la possiamo fare! Vabbè. Forse ce l'ho fatta. Alla prima botta, meno male. Eravamo arrivati proprio al limite dello schiattamento. I've drowned the Bahamut in the Caspian Sea. Cross the Hell Bridge of Shinvat for a bet. Crushed Hercules. No one sang about it. But you gave me the most glorious fight. Did you kill Hassan? What do you think? Don't fight the current. Learn to sail in high winds, kid. I'll miss you, brother.
Vabbè. Diciamo che non nutro tanto rancore contro di lui, perché comunque si è fatto battere alla prima botta. Onda di onda sbloccata, rabbia di Bao. Questa la voglio attivare, sinceramente. Scatena un potente attacco con vortici. Vabbè, tanto la mettiamo appena arriviamo all'alberello. Vediamo di arrivarci anche abbastanza facilmente, perché sennò... qua se facciamo... ho preso tutto, scusate. Uno nella fretta poi si dimentica magari qualcosa di buono. No. Tenete presente che dobbiamo affrontare qualcuno, schiattiamo... non so da dove ricominciamo, eh. Oh, grande. Ne mancano ancora alcuni. Vabbè. Questo è l'ultimo, che andiamo a sbloccare, penso. Completato. Raggiungi l'altare celeste della cittadella. Vabbè, dai. Raggiungiamo l'altare celeste della cittadella. Andiamoci a mettere pure... questo livello, vi dico la verità, gli ultimi due livelli sono stati bellissimi, graficamente, parlando. Veramente molto belli, molto caratteristici. Qua l'occhio, che cazzo. C'è il mare, guarda lì. Non l'ho trovato per niente male. Vabbè, allora, qua ci ricarichiamo, che è meglio. Vogliamo andare a mettere anche... sì. Onda... allora, quello che non ho capito è... che poi è da 3, forse per questo. Rabbia di Baumut, ok. La metto qua. Sembra molto bella. Speriamo che la abbia solo su terra. Okay, a me va bene. Quindi, viaggio rapido. Ce ne andiamo. Viaggio rapido. Ce ne andiamo all'altare. Che spero sia raggiungibile. Eh sì, dobbiamo andarmene da qua, dai. Dovremmo fare prima. Allora, voglio capire se... ah, ma dobbiamo andare in alto. Lo sbaglio. Sì, di qua dobbiamo andare. Per forza di qua. Aspetta, ma l'altare non era... ma non me lo ricordo. Il punto ben preciso, però... dobbiamo andare qua. Scendere. Ok, non penso bisogna dover parlare con lui. The death of your friends weighs heavily on you, Sargon. I'm not in the mood to speak. They were great warriors. They stood for honor. What choice did I have? They knew as well as you that... questo ci ha fatto vedere un sacco di tempo. Allora, sì, dovrebbe stare qua. Perfetto, là. Ah, sì, era l'osservatore astronomico. Interagisci? Sargon, listen to me. Hassan is coming with me. Step aside, Sargon. I'll deal with this. Thank you, Varum. Varum? Let me guess. You found some of those feathers. Qualcuna, sì. My visions were true after all. Whatever your visions were, I doubt you saw this coming. Step aside, Hassan. I'll deal with this. Varum the White Lion is not worthy to be an immortal, even less a king.
Sargon, watch out! Torniamo indietro un'altra volta. No! No, don't. I need you alive. Who do you think you are? You are nothing without me. A stray dog is not worthy of these powers. The feathers of the Simorgh were never meant for you, nor any mortal. The Simorgh is no more. Its powers are mine, and mine alone. No, per combattiamo. Ah, vedi, combattiamo in due allora. Eye of the storm. Allora, parlami di gran. They're wickets. Se dica una cosa, si capisce un cazzo. Stesso tentativo! Allora, non mi carico più l'altra cosa a 3, perché sinceramente il colpo dell'onda è una cagata tremenda. Tre quarti d'ora che pigliamo un po' di energia e poi... non gli fai manco un danno e niente. C'è troppo poco il danno che gli facciamo. Con l'onda di quell'imbecille di me. Carico molto prima questo. Magari c'è pure qualche possibilità. Bear witness. Ah, scusa, ho beccato sta. Appena 8 in ta. My turn. Eh no. Una volta arrivo prima io. Andiamo bene. Cazzo. Ma poi come sembra che inizia ad andare un po' bene? Guardi, guardi. Come dici che sembra che va un po' meglio, poi lui recupera. Vedi? Lo sapevo, l'ho detto, alla fine recupera. Cioè mi deve far sempre arrivare. Vedete, poi ne fa un altro. Ma che vuoi? You will earn the Simorgh's blessing. Then, as per tradition, I will reveal your regnal name. O mighty Simorgh, protector of our people, I, Darius, have come to present to you my son. Should you deem him worthy, he shall one day become king. The reign of the House of Darius is over. Tomiris? What is this?
time it is. No! The rightful prince. I prefer to leave such meaningless titles to humans. I have left your world behind. The Simorgh is no more. It is my sacred duty to recover its powers. For the one who wields them will be equal to a god. You have completely lost your mind, Varum. These powers are mine by right. This is far from over, Sargon. Anahita. Why did she betray us? She never did. That doesn't matter anymore. She was tough on us. And yet, she gave her life. I know what you're thinking. What do you see at the end of your blade? I think I understand now. Basati la faccia puoi sentire il suo piacimento. Prima di per lanciare Sargon verso un obiettivo, tieni premuto per trascinare l'obiettivo verso Sargon. Ah, tio. Permette a Sargon di raggiungere determinati. Ah, era la. Secondo me era quella ruota, cioè quella cosa tipo che noi vediamo sempre. Hassan, I have something to tell you and I need you to believe me. Sargon, you are the only one I trust. Bravo. Right now. Tamiris, your mother. Murdered King Darius. She usurped the throne. The Simorgh never perched on her shoulder. Hassan, I'm sorry. Don't be. I never found she wore her title well. Nor was she motherly. The people suffered for 30 years without the Simorgh because of her. I am sorry about your mentor, Anahita. She told me she was following orders from... from Tamiris. Then... Anahita was manipulated into doing her bidding? Why even have me kidnapped? There's one more thing. I'm listening. Varum is the son of... Is that why he tried to kill me? For revenge? All I know is that all of this has allowed us to see Varum's true colors. Varum may be the rightful heir. He's far too dangerous. We must stop him. You're right. We must protect the people more than anything else. I can help you with what I've learned through scriptures and legends. Varum spoke of recovering powers. That means he's after the heart of the Simorgh. It's at the Simorgh Gate. But to gain access, you'll need the Key of Kings in the Tower of Silence. Then I must retrieve it. Hassan, you're helping me more than you know. Godspeed, my friend. Non è lontano, non è neanche una zona che abbiamo già visionato più o meno. Infatti noi ci dovrebbe venire da giù. Mi sa di sì. Vabbè ragazzi, io penso che questa parte la possiamo terminare qui. Ci vediamo sul prossimo video.